Allora, caro Franco, cioè, io ho una cosa che ti devo dire che veramente mi sta qua. Cioè, mi hai doppiato praticamente in tutte le gare, le poche gare che ho fatto. Io ti vorrei dare uno schiaffo. Uno schiaffo. Come ti permetti? Ti ho beccato! Mi hai beccato, mi hai beccato! Ciao, ciao Franco, Paolo. Ciao Franco! Ciao, allora, questo è veramente un grandissimo pilota. Perché? Perché quando lui è arrivato alla 500, dalla 250 a 350, è poi diventato il pilota più veloce del mondo, quarto nel mondiale con una Suzuki di serie. Andavi dal concessionario, compravi la Suzuki e andavi a fare il mondiale. Alta, andavi a fare il mondiale. 60 si presentavano e la metà si qualificavano. Vero, perché c'erano le qualifiche. Non c'era la Super Pole, ma c'erano quelle. Franco, fantastico vederti. Noi ci vediamo poi spesso, insomma. Sì, con molto piacere. Ci sarebbero tante storie. La Suzuki è stata così brava da fare proprio una moto, chiamiamola replica perché ovviamente non erano così, della tua moto, e ce n'è anche una di questo pilota che io non mi ricordo molto come si chiama, che si lamenta di Uccio Muccio Puccio Uccio Vale Pillo, però lui è Lucky. Lucky, vedi? Dopo ci parliamo con Lucky. Quando Lucchinelli nell'81 ha vinto il mondiale con la Suzuki Team Gallina, io ho detto, cavolo, finalmente un italiano che vince il mondiale, mo non vinceremo più niente. Marco è andato a correre con Honda e con questo fisico ingrassato da lanciatore di coriandoli ha vinto il mondiale contro Kenny Roberts, insomma, pilotini. Barry Sheen, Freddy Spencer, insomma, pilotini. Come la vedi adesso? Come la vivi tu che sei poi, insomma, ormai responsabile della sicurezza? Come lo vivi questo passaggio di consegne? Guarda, il mondiale è bellissimo, è ben organizzato, ci sono tantissimi piloti che corrono nella MotoGP e tutti molto molto forti, per cui è sicuramente un gran bel mondiale. Abbiamo fatto di tutto di più per cercare di migliorare al massimo la sicurezza e in senso generale possiamo ritenerci soddisfatti, però io dico sempre mai dormire sugli allori e mai give up, mai quindi rinunciare alla ricerca del miglioramento della sicurezza, perché senti, non basta mai. Franco, adesso partono col motore in moto, no? Qui abbiamo, tu lo sai chi è stato la causa per la partenza del motore in moto? Sì. Dillo. Perché a quel tempo, non ti ricordi, io ero rappresentante dei piloti. Certo. E dicevo sempre, se vogliamo far vedere che le corse sono poi un banco prova per la strada, scusatemi, dai semafori si parte a motore in moto o a spinta? Dico, che senso ha la partenza a motore a spinta? E io ho spinto molto affinché si passasse alla partenza motore in moto. L'hanno fatto 2 anni dopo che io ho smesso di correre. Fammi vedere da quale parte, questa diciamo è una replica Kevin Schwantz, un altro dei grandi piloti. Dove ti mettevi, a sinistra o a destra? Io a sinistra. Dai, posizione per la partenza. Ah, devo fare la posizione, mamma mia. Per la partenza spinta. Ah, ostia, scusa. Ah, beh, vabbè. Ah, quello, ecco, ero sempre così. Così. E poi, pronti. Spinta, culatina. La spinta, hai capito? Tenevo anche il freno per dare un maggior carico e poi lasciavo il freno e partivo. E poi, però ero sempre una frana. Ma nelle perché? Partenze una frana. Perché lì ci voleva. Sai cos'è? Avevo. Allora, purtroppo la voglia di partire subito, lasciavo la frizione troppo presto e la moto non girava, la ruota non girava bene, abbastanza. Poi quelle moto lì non è che ci avevano tutta quella coppia. E insomma, ogni volta che alzavo lo sguardo vedevo un mare di piloti e dicevo, mamma mia, adesso. E la pole position era sfumata. Sì, perché serviva poco la pole position. Senti, quest'anno tu ovviamente non puoi tifare, diciamo, però l'anno scorso ha vinto la Suzuki, quest'anno Mir è arrivato terzo.
magari sai qualcosa, hanno migliorato, stanno facendo qualcosa che ci puoi dire? No, no, io non sono dentro la Suzuki, no, anche se mi piacerebbe, perché la Suzuki mi è nel cuore, però come hai detto tu, non, chiaramente io non sono schierato da nessuna parte, perché oltre a essere il FIM Safety Officer faccio parte della direzione gara, siamo in tre in direzione gara. Oh, Franco non lo vediamo tanto in moto, ma qualche anno fa Loris Capirossi gli ha fatto uno scherzetto e gli ha preparato la moto a Sepang e l'ha fatto ritornare in pista, che erano tanti anni che non giravi. 30 anni. E la cosa divertente qual è stata? Che lo abbiamo dovuto fermare perché andava forte sto vecchiaccio qua, capito? Andava forte. Lo so, sai che è successo? Che a un certo punto, allora, inizialmente mi dice Loris, guarda Franco, c'è qui anche Troy Kotzer, perché in effetti la Suzuki aveva preso quella pista per tutti i dealer dell'Asia. Dice, quindi fai una cosa, segui Troy Kotzer, perché chiaramente tu conosci la pista perché la giri in macchina, ma in moto è un'altra cosa, è bene che è 30 anni che non sali in moto, per cui fai una bella cosa, segui Troy Kotzer e tutto il gruppo, così almeno ti diverti anche. E io, ok, partito tutto il gruppo, ma andavamo a passo d'uomo, no? Quindi prima curva, seconda curva, terza curva, alla quarta curva dico no, aspetta, se devo fare così vado in albergo, vado in piscina. Ho passato e mi sono messo a girare sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte. A un certo punto in una staccata mi passa Loris, tutto di traverso così, poi all'uscita dalla curva mi faccio accendo così, no. Ho detto, che succede? Pensavo che stavo perdendo qualche liquido, qualcosa, e mi porta dentro i box. Dentro i box mi ha dato una romanzina, sei un cretino, 30 anni. Allora, pillola, facciamo vedere questa questa tuta, che è una dainese, ma è una dainese dell'epoca, già. Come erano fatte. Questo era lo scotch tape americano che noi poi cambiavamo. Si mettevano delle visiere del casco usate, in maniera che quando, cioè, ci si cercava di non bucare la tuta, ecco, queste erano tutte le protezioni che c'erano. Zero paraschiena non l'aveva ancora inventata, Lino. C'era, sì, c'eravamo il avevamo il paraschiena qualcosa, che però sì, era indipendente dalla tuta, la mettevi in più. Vabbè, lasciamo perdere il casco. Grazie Franco. Grazie a te. Grazie. Ciao, sempre un piacere.